Mister Lupo, inizia il campionato con 3 punti, in queste partite ufficiali forse è stata nella dinamica dove avete tenuto meglio il risultato, però c'è ancora tanto da lavorare soprattutto dal punto di vista della mentalità. Si è spenta la luce forse un po' troppe volte nell'arco dei 90 minuti. No, si è spenta il secondo tempo, non mi è piaciuto perché abbiamo gestito troppo. Noi in questo momento qua non credo che siamo nella situazione per poter gestire, però è fuori dubbio che io sono avvantaggiato rispetto al mio collega perché ho un materiale molto importante, ma la proprietà mi ha messo a disposizione una macchina importante, quindi devo farla andare a 1000. Io e Matteo stiamo facendo il possibile per farli andare veloce, perché nel momento in cui vanno veloce hai tutta la possibilità di fare risultato con chiunque. Primo tempo molto bello, il secondo siamo andati in gestione e non mi piace perché poi si rischia per una cavolata di rimettere tutto in discussione. Infatti si passa da una bellissima giocata come quella di Sancinito che ha aperto le marcature a un gol preso sinceramente estremamente evitabile. Non lo so, la dinamica non me la ricordo neanche, poi è quello. La mentalità vincente dobbiamo acquisirla, non è che mi possa aspettare che dopo un mese si possa avere tutto, però di nuovo troppo belli, dobbiamo sporcarci un po' per raggiungere poi il massimo. Sì, Davide ha fatto, ma non il gol, ha fatto di nuovo una partita sontuosa, è un giocatore straordinario. Davanti ho visto che ha cambiato molto le carte, si è preso con Di Bella punto di riferimento centrale, il gol di Sancinito l'ha un po' quasi salvato dal cambio, no? Perché ha avuto un approccio non facilissimo, Saiu falso 9, insomma stai provando diverse soluzioni. Oggi, a differenza delle altre partite, tutto ciò che abbiamo prodotto l'abbiamo concretizzato, anche se abbiamo sbagliato di nuovo parecchio sotto porta. Ma sì, quando non hai la punta centrale di ruolo, è chiaro che ti devi organizzare in un altro modo e credo che siamo andati bene anche con un falso 9. È un'ipotesi, è una prospettiva. Che apprezzo nel lavoro che stiamo facendo e fa piacere. È una squadra a cui non si può recriminare nulla dal punto di vista dell'impegno, no? No, non mi aspettavo tutto questo calore, però sono molto contento, anche i ragazzi sono contenti e dobbiamo lavorare, seminare per cercare poi di raccogliere il massimo possibile. Oggi è andata bene.